Sebastiano Vassalli. La chimera. In una notte gelida di metà gennaio del 1590, viene esposto davanti alla casa di carità, alle porte di Novara, un fagotto malamente coperto. Se un motivo c'è, nessuno lo sa bene. Forse per i soldi, che sono troppo pochi, o per le paure, che invece sono sempre troppe, o forse perché anche ai suoi genitori Antonia sembra un mostro. Nel viso così scuro, fasciato dal nero corvino dei capelli, sembra aver messo la firma un destino tenebroso. Eppure Antonia diventa una ragazza intelligente, singolarmente buona e semplice. A queste doti morali si accompagna poi un'eccezionale bellezza, di cui la giovane è ben poco consapevole. Dalla casa di carità, nessuna ragazza, tantomeno Antonia, spera di dover un giorno partire. Che cosa può far mai un'esposta nel mondo violento e peccaminoso che c'è fuori, se non la serva? Così, quando i coniugi Nidasio fanno visita alla casa e la scelgono, Antonia stenta a credere alle promesse di affetto che ogni parola e ogni gesto della coppia sembrano farle. Ancora non lo sa, ma Bartolo e Francesca saranno per lei genitori migliori di quelli che la misero al mondo. Ma Antonia non sa nemmeno, perché mai ci ha vissuto, quanto malvagio possa essere il mondo reale e la gente di Zardino, piccolo paese della campagna novarese. Nella serie carnevalesca e tragicomica di personaggi che incontrerà, pochi saranno disposti a perdonarle quei modi graziosi così fuori posto tra quella gente rozza e campestre. E meno compaesani ancora sapranno soffocare la propria invidia davanti a una bellezza acerba e ingenuamente esibita, che deve essere per forza di cose il dono velenoso del diavolo, la prova inequivocabile di una relazione proibita col male. Con uno schema narrativo simile ai Promessi Sposi e con personaggi e scene che ricordano la narrativa di Verga, La Chimera è un ottimo esempio moderno di romanzo storico, dove, con i colori accesi del dialetto novarese del tempo e quelli spenti e grigi del latino d'ufficio di pochi dottori di provincia, viene disegnato un mondo feroce e detestabile, violento coi deboli e servo dei forti. Tramite una meticolosa ricerca storica e grazie al confronto sincero dell'uomo moderno con quello passato, lo scrittore smaschera le spinte malvagie che oggi come ieri e l'altro ieri fanno dell'uomo il peggior nemico dell'uomo. Homo homini lupus.